Inutile negarlo, l'industria videoludica italiana sta conoscendo una crescita esponenziale. Marta Is Dead e Mario & Rabbids Sparks of Hope sono solo due esempi in una lista più ampia, che comprende produzioni più piccole ma di qualità, come Batora e Vampire Survivors. Ma quali sono i giochi italiani più promettenti in arrivo? Scopriamoli insieme! Oltre ai combat system profondi, che costituiscono le basi di scontri ardui e con poco spazio per gli errori, i titoli appartenenti al filone Souls-like vanno spesso a braccetto con mondi permeati da oscurità dilagante. Ma non è questo il caso dell'Enotria The Last Song di Jamma Games, studio di sviluppo italiano con sede a Milano nato nel 2019 e che oggi ospita più di 50 addetti ai lavori. Il suo gioco infatti vuole opporsi con forza alle tinte fosche tipiche dei congeneri, e non a caso è stato definito dal CEO del team Giacomo Greco come un Summer Souls. Forte dei colori vivaci tipici dell'estate italiana, questa coinvolgente avventura non mancherà di offrire nemici coriacei e mappe complesse, basate sulla storia del nostro paese e con tante scorciatoie da sbloccare. Tra il 2017 e l'anno successivo, Trinity Team ha pubblicato su PC e console Bud Spencer & Terence Hill Slaps & Beans, un picchiaduro a scorrimento basato sugli iconici film con protagonisti appunto Bud Spencer e Terence Hill. Dopo l'ottima parentesi con The Darkest Tales, Trinity Team è pronto a lanciare Slaps & Beans 2 nella primavera del 2023. Questo sequel proporrà una pixel art migliorata, nuovi minigame, un sistema di combattimento ancora più profondo e un'interessante modalità competitiva fino a un massimo di 4 giocatori in cui potremo cimentarci, ad esempio, in goliardiche abbuffate tutti contro tutti, in cui vincerà chi sarà in grado di mangiare l'ultima coscia di pollo rimasta sulla tavolata. È difficile riassumere in poche parole le idee alla base di Aftermath, il nuovo ambizioso progetto di 101 Games, studio già autore del pregevole The Suicide of Rachel Foster. Ed è proprio dal suo ultimo progetto, forte di un racconto coinvolgente e dai connotati drammatici, che lo studio ha preso spunto per costruire un'opera completa, in cui la storia e una ricetta ludica di stampo survival horror open world si mischiano insieme per regalare un'esperienza intensa. Nel titolo non mancheranno le fasi di pura azione, con un occhio sempre rivolto alla gestione delle fobie di Charlie. Algofobia, rupofobia e tafofobia sono in ordine paura del dolore, dello sporco e di essere sepolti vivi. Parliamo insomma di elementi di trama che andranno ad influenzare pesantemente il gameplay. Per gli amanti del picchiaduro non potevamo non citare Umbral Core, nuovo progetto di A Few Round Games. Tra gli aspetti della produzione che più saltano all'occhio troviamo di certo l'ambientazione di stampo gotico che fa da teatro agli scontri. Parliamo di un mondo dark fantasy popolato da vampiri, ghoule e demoni caratterizzato da un look cartunesco, quasi come a voler smorzare i toni cupi tipici di un prodotto simile. Ciò detto, non fatevi ingannare da questo morbido stile estetico. A Few Round Games promette scontri tecnici grazie ad un combat system particolarmente profondo e caratterizzato da moveset unici per ogni personaggio. Gli utenti, inoltre, potranno contare su due risorse differenti, Fury e Control, rispettivamente meccanica offensiva e difensiva. Mentre la prima permetterà, tra le altre cose, di concatenare anche due mosse speciali, la seconda ci consentirà di eseguire il parry, oppure di utilizzare scudi per bloccare i furiosi colpi dell'avversario. I 4 videogiochi da noi menzionati non sono che una parte di un elenco ben più ampio. Impossibile, ad esempio, non citare i 5 finalisti dell'edizione 2022 del Red Bull Indie Forge. Nello specifico troviamo Venice 2089, titolo narrativo sviluppato da Safe Space Studio e ambientato in una Venezia che deve fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico che hanno portato all'innalzamento del livello del mare. Nei panni di Nova attraverseremo a bordo di un hoverboard una città totalmente diversa da quella che conosciamo e interagiremo coi suoi abitanti per conoscere le loro storie personali. Extra Coin, invece, è un'avventura grafica di Scenic Games e analizza tematiche decisamente attuali. Ci troviamo infatti nel metaverso di un social network virtuale in cui tutti sono ossessionati dai propri profili social. Caracols, invece, è un party game che viene definito dai suoi stessi ideatori, il Team Yonder, il racing game più lento di sempre. Il motivo è molto semplice: non controlleremo l'ultimo modello di Ferrari o di Lamborghini, bensì delle chiocciole, che sfrecceranno a tutta velocità sfruttando anche le scie degli avversari.
Spanky's Battle Swing, invece, è meravigliosamente ispirato ai cartoni animati Disney anni 30. Il nuovo lavoro di Green Flamingo Studios mischierà i platform al rhythm game per un'esperienza a ritmo di jazz. L'ultimo candidato è Crime O'Clock, un videogioco investigativo in cui il nostro obiettivo sarà quello di viaggiare nel tempo per risolvere un intricato mistero con il supporto di una speciale intelligenza artificiale. Per gli amanti dei Metroidvania vogliamo segnalare infine The Perfect Pencil dell'esordiente studio Cima, che prende anche ispirazione dal mostro sacro Hollow Knight. La nostra spada? Naturalmente è una matita. Insomma, le idee ci sono, e il potenziale anche. Ecco perché il 2023 potrebbe rivelarsi un grande anno per la game industry italiana.